Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui in un video abbastanza particolare, perché vi devo dire un po' di cose, signori. Belle, brutte, bellissime, bruttissime. Biondi, capelli neri, macri, bellissimi, sex. Tralasciando le fandonie, che parola del cazzo. Comunque signori, vi volevo ringraziare per gli 8.000 iscritti, perché due giorni fa, adesso quando vedete questo video, siamo arrivati a 8.000 iscritti, signori. Sono molto contentissimo, stavo dicendo, e sono veramente molto contento. Oggi veramente ragazzi, un ragazzo sotto mi ha detto, sotto nei commenti mi ha scritto che dovrei tagliare tutte le volte in cui sbaglio, ma secondo me sono le cose divertenti del video e secondo me ci sta lasciarle. In ogni caso grazie ragazzi, veramente facciamo un attimo in serie, grazie per gli 8.000 iscritti, grazie per il sostegno che mi date. Comunque adesso sta anche finendo l'estate, quindi vi voglio ancora più presenti, ancora più sul pezzo, perché come si sa d'estate magari la gente va in vacanza e gli rompe il cazzo guardare magari soprattutto i miei video. Già gli rompe il cazzo guardare quelli dei grandi youtuber, figurati dei miei. Quindi signori, adesso stanno ricominciando le scuole, arriveranno tanti video veramente a palla, divertentissimi. Ne ho già programmati un paio, tipo in segreto chi si ritorna, e poi un altro video veramente veramente molto particolare. Comunque grazie ragazzi, grazie per il sostegno, per l'affetto, vi ringrazio per tutti i messaggi che mi arrivano su Facebook ragazzi, e ne approfitto per salutare un paio di persone che mi hanno chiesto appunto di essere salutati nel video, e magari anche passate dai loro canali, cercate di magari sostenerli un pochino. Infatti saluto Rocky330HD, ciao vecchio, ciao. Saluto JJ Rocket Channel, ciao anche a te, ciao. E poi per ultimo signori saluto X Prince N Tell. Ciao. Questi tre ragazzi mi hanno chiesto di salutarli, di sponsorizzarli. Io l'ho fatto, signori, con molto piacere. Mi raccomando, se avete bisogno di qualcosa, come sempre, contattatemi. Saluto questi tre ragazzi, ci saranno i loro link dei loro canali sotto in descrizione. Quindi mi raccomando, ragazzi, se volete essere salutati, essere sponsorizzati, potete anche contattarmi tranquillamente. Come detto ragazzi, grazie per gli 8.000 iscritti. Ho festeggiato sui social, pagina Facebook e Instagram. Iniziate a seguirmi, a mettere mi piace sulla pagina Facebook, ma soprattutto a seguirmi su Instagram, perché lì caricherò veramente tante foto riguardanti YouTube, riguardanti la mia vita. Quindi se vi volete fare i cazzi miei, mi raccomando, tranquillamente andate a mettere mi piace alla pagina di Facebook, ma soprattutto a seguirmi su Instagram. I link sono in descrizione. Allora signori, velocemente volevo parlarvi di una cosa. Come avete visto nella pagina Facebook alcuni, probabilmente avevo detto che la serie di The Devil Within sarebbe terminata. Calmi, perché stavo registrando il 16° e il 17° episodio, che voi ancora non avete visto il 15° se non sbaglio. Stavo registrando quei due episodi, quando ho finito di registrare un'oretta di registrazione mi sono accorto che i file erano danneggiati. I file di registrazione dello schermo del gioco erano danneggiati. Allora io sinceramente di ricominciare tutto il gioco non ne avevo assolutamente voglia, per arrivare al capitolo, ero al capitolo 11 se non sbaglio, esatto. Anche perché questa storia dei file corrotti con The Devil Within era già successa. Infatti se non ricordo male, arrivato al capitolo 4 si erano corrotti i file di registrazione e l'ho ricominciato per portarvi la serie ragazzi, per portare una serie che sul mio canale fa, se va bene, 300 visualizzazioni a episodio, se va bene. Quindi avevo detto che la serie l'avrei interrotta. Sapete benissimo ragazzi, questa è una cosa per cui credo di essere anche conosciuto, il fatto che io tenga veramente tanto al fatto di portarvi con tanto impegno serie che magari non tutti seguono, ma per rispetto delle persone, delle poche persone che lo guardano, mi sembra giusto portarla avanti. E sapete benissimo che odio tranciare a metà una serie. L'unica con cui purtroppo ho fatto una cosa del genere è stata Rule of Rose, perché faceva 20 visualizzazioni e va bene, fa lo stesso. Comunque signori, ho trovato una soluzione, perché io adesso sto giocando il gioco, registrando il gameplay e registrando solo la mia voce fino alla fine, senza la webcam, perché sennò sarebbe veramente un lavoro gigantesco. Quindi sto registrando i video, la mia voce, fino ad arrivare alla fine del gioco. Cosa faccio finito il gioco? C'è la possibilità della scelta del capitolo, quindi mi vado a riscegliere il capitolo che purtroppo è stato corrotto nei file,
ve lo porto molto velocemente, così nel giro di una settimana la serie di The Evil Within è finita. In ogni caso ci sono dei punti in cui purtroppo non ho potuto fare il commento, perché a questa idea meravigliosa ci ho pensato dopo. Lì farò un commento con la mia faccia, farò un commento proprio sull'episodio che stiamo andando a giocare. Quindi signore, una soluzione c'è: la serie di The Evil Within sul mio canale avrà una fine, e di questo sono veramente molto contento, perché come ho detto prima mi dispiacerebbe veramente tantissimo mollare a metà una serie così. Eravamo verso la fine e riusciremo a finire, ragazzi. Vedete, cerco sempre di trovare delle soluzioni, cerco sempre di portarvi il meglio, ragazzi, quindi state sul pezzo, cercate di sostenere la fine di The Evil Within. Signori, ma oggi siamo qui in realtà per una cosa davvero ancora molto ma molto importante. Non va oltre la felicità che ho per i miei 8000 iscritti, ma è un nuovo unboxing, signori, una standard edition, perché anch'io ho acquistato Until Dawn, signori. Quindi ve lo apro qui con voi. Se vi ricordate, i primi miei iscritti si ricorderanno appunto che avevo fatto un video tantissimi anni fa, 2 anni fa se non sbaglio, su Until Dawn, perché mi interessò veramente veramente molto. Allora doveva uscire per PlayStation 3. Non riesco a aprirlo, ragazzi, lo sasso fuori dalla finestra, così siamo contenti, con l'aiuto del Move, il supporto del Move. Quindi io questo titolo lo seguo veramente veramente da tantissimo. Ma di cosa vi volevo parlare? Nel giro di una settimana più o meno finirà la serie di The Evil Within, e cosa migliore sarebbe sostituirla con Until Dawn? Secondo me, signori, sarebbe veramente una gran figata. Cosa faccio io? La domanda che vi faccio è: volete la serie di Until Dawn? So che la stanno facendo in veramente tantissimi, ma questo gioco è conosciuto in questo momento per la possibilità di scelta. Ogni giocatore ha una maniera di pensare diversa, e quindi farà scelte diverse che porteranno a miliardi di finali alternativi. Quindi potrebbe essere interessante anche questa serie fatta da me, con il mio solito stile, ovviamente. Cosa faccio? Scriverò sì no nei commenti. Mi raccomando, voi cliccate mi piace sul sì se volete la serie, cliccate sul no se non volete la serie. Mi raccomando, ragazzi, questa è la standard, molto semplice. Quando 8 amici fanno ritorno alla baita dove 2 loro amiche sono scomparse esattamente un anno prima, la situazione si fa presto sinistra. Gioca nei panni di tutti gli 8 amici, ognuno dei quali può sopravvivere o morire a seconda delle tue scelte, ma soprattutto osserva l'impatto delle tue scelte e del percorso intrapreso con il sistema effetto farfalla. Quindi qui, ragazzi, si può scegliere veramente di fare qualunque, ma qualunque cosa. Signori, quindi vi ricordo, potrebbe iniziare anche la serie di Until Dawn. Spetta a voi, signori, sì no sotto nei commenti, potrebbe essere veramente veramente molto interessante, ma voglio il vostro supporto come sempre, signori. Quindi lasciate un mi piace, un commento, votate sotto se volete la serie di Until Dawn, e noi ci vediamo nel prossimo video, sempre sul pezzo, ragazzi, mi raccomando, sempre sul pezzo. Siamo a 8000 iscritti, cerchiamo di crescere, condividete i video, fate qualunque cosa, cercate di aiutarmi, io sto facendo veramente molto per noi e per voi, signori, per noi, per me, per noi, per voi. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti, ragazzi. E voi che facete?